Ciao e buonasera a tutti da Fabrizio e benvenuti ad una nuova lezione sul SEO. Lo faccio tramite un articolo sul SEO che uscirà il prossimo mese del sito di Noise Solutions e quindi questa rappresenta un'anteprima del sito che uscirà. Ora questa è la prima stesura che vedrete e poi ovviamente lo dovrò rileggere, poi magari saranno delle aggiunte, eccetera, eccetera. Però nonostante questo vi faccio ve ne parlo e vediamo un attimino di cosa si tratta, in quanto è un articolo abbastanza importante che riguarda molte pagine dei vostri siti web. Si tratta di come rimuovere e individuare le pagine di bassa qualità secondo Google e secondo il suo SERP. Pagine che poi portano al problema che abbassano il vostro ranking del vostro sito e quindi anche l'indicizzazione delle vostre pagine nelle query di ricerca di Google. Quindi è una cosa da tenere con la massima attenzione. Vi partiamo adesso in questo articolo del SEO e vi lascio ovviamente il link, però vi ripeto, fino al prossimo mese non potrete vedere questo articolo. Vi parliamo adesso in questo articolo del SEO e di cosa sono le pagine a bassa qualità. In quanto le pagine di bassa qualità sono pagine che non contribuiscono molto al tuo SEO. Nella maggior parte dei casi queste pagine aggiungono poco valore ai tuoi visitatori. Puoi avere diversi tipi di pagine di bassa qualità nel tuo sito, a volte senza nemmeno saperlo, anche a volte a totale conoscenza e consapevolezza, come contenuti leggeri, oppure pagine che contengono poche informazioni, oppure contenuti duplicati, oppure pagine che mostrano le stesse informazioni di altre pagine, cosa che nei CMS accade purtroppo fin troppo spesso. E capita che Google, nonostante Webmaster, nonostante le indicazioni che mettiate, cada in questo errore di indicarvi di indicizzarvi la pagina di interesse e la pagina che per voi non ha alcun interesse e quindi ne cade il vostro SERP, perché se vede che un visitatore va in una pagina e non ci sta tranne per pochi secondi, Google giudica che quella pagina non ha alcun valore e deresce il valore complessivo del vostro sito. Soprattutto quest'ultimo può funzionare contro di voi di te se vuoi classificarti bene, ma entriamo subito nello specifico. Quali sono le pagine SEO di bassa qualità? In genere le pagine con contenuti leggeri non sono utili per i tuoi visitatori e quindi nemmeno per i motori di ricerca. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che queste pagine contengono poche informazioni o contengono solo un'immagine, come nella maggior parte delle pagine scritte in WordPress nel caso degli allegati. Poi lo specifico un attimo meglio, ma si tratta proprio nello specifico di pagine allegati che